Oh, ben ritrovati a tutti con un video che sa molto dei vecchi Build Your Pad. Infatti oggi costruiremo un cabinato arcade completamente da noi. Completamente nel senso che la struttura sarà interamente disegnata, progettata, assemblata e costruita qui nello studio di Parliamo di Videogiochi. In realtà questo video è cominciato in maniera particolare, nel senso che Flux ci ha mandato uno dei suoi laser, il Bimo, e ce ne siamo innamorati perché è molto potente, ci abbiamo fatto veramente tantissime cose, infatti la recensione la trovate su uno dei nostri canali qui sopra. Volevamo realizzare un bel progetto per, insomma, farne vedere le capacità, l'efficienza e la precisione. C'è una seconda aggiunta, perché non facciamo un progetto utilizzabile? E quindi ci è venuta in mente l'idea del cabinato. Ma poi ho pensato, sì, eventualmente l'idea potrebbe piacere e abbiamo praticamente parlato con i nostri vicini qui in studio, ossia l'AIRC, che è l'Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro. Abbiamo partorito questo progetto dove, trovate qui sotto in descrizione, quel che risulterà da questo video, ossia il cabinato di Parliamo di Videogiochi, potrete acquistarlo all'asta che trovate sempre qui in descrizione e ovviamente tutto il ricavato, di quest'asta andrà alla ricerca contro il cancro tramite AIRC. È sottinteso che alla fine il ricavato, ossia la donazione, sarà effettuata da una sola persona, colui che si aggiudicherà il cabinato. Però, siccome è una causa a cui teniamo molto, è molto importante, nulla vieta, sempre tramite link che trovate in descrizione, di poter effettuare una donazione per AIRC. Quindi trovate, come sempre, per tutto quanto, anche per il progetto che andremo a vedere, tutto qui sotto in descrizione. Passiamo allora al progetto vero e proprio, che è durato la bellezza di 3 mesi, dal concepimento, test, prove varie, fino al risultato finale funzionante. Ha richiesto il lavoro mio, di Maurizio, che praticamente ha operato i macchinari e fatto tanti piccoli lavori di intermezzo, che insieme fanno comunque qualcosa di massiccio per chi l'ha visto. Poi c'è Marco Momo, che ha curato il taglio delle varie componenti che adesso andremo a vedere, dato che è stato realizzato interamente con la Flux, e di Mirko, il nostro disegnatore, l'avete già visto nelle thumbnail e altri disegni per quanto riguarda Parliamo di Videogiochi, per quanto riguarda l'estetica esterna, che sicuramente vi piacerà. Giustamente direte voi, sì, ok, tu che hai fatto? Beh, oltre ad aver ostato parzialmente il tutto, me la son vista sul lato appunto software di quello che è stato utilizzato, la scelta dei componenti da applicare sul nostro CAB, tanti piccoli tune per quanto riguarda l'emulazione e appunto le componenti elettroniche utilizzate. Cominciamo col dire che il progetto e la componentistica utilizzata la trovate qui sempre sul video, quindi eventualmente potete replicarlo, ma l'unica differenza rispetto al progetto che abbiamo utilizzato noi è che sarà privato delle grafiche laterali, perché quelle là sono uniche di questo progetto. Quindi ogni cosa la trovate qui sotto in descrizione. Se ci siamo dimenticati qualcosa, magari segnalatecelo che lo riporteremo il prima possibile. Per fare un progetto con un'intagliatrice siamo partiti ovviamente dal legno. Siccome l'intagliatrice ha una dimensione di 20x30, siamo partiti da fogli 20x30. Quelli che abbiamo utilizzato nel modello finale sono di spessore 6 mm, però abbiamo effettuato dei tentativi iniziali, abbiamo creato dei prototipi, ne abbiamo due, dove abbiamo utilizzato dei fogli da 3 mm. Ovviamente erano dei test e man mano siamo arrivati alla forma finale che più ci piaceva. Infatti qui abbiamo il nostro primo prototipo incompleto, che però ci dava un'idea di come sarebbe divenuto. Ovviamente per parti più lunghe, come per esempio i laterali, abbiamo applicato un doppio pezzo che poi nel modello finale è stato reso molto più raffinato. Tra l'altro questo è comunque molto più grande rispetto al risultato finale, come potete vedere ha 8 tasti, poi alla fine siamo scesi a 6, che è una configurazione diciamo base arcade più 2 tasti opzionali. Dopo diversi tentativi, prove, trial and error e compagnia bella, siamo, bestemmie anche, molte bestemmie, siamo arrivati al modello finale, questo qui.
infatti è quello che vedrete anche più tardi attraverso il procedimento, il taglio, ogni cosa che abbiamo realizzato, e poi anche una testata trasparente, eccola qui, che abbiamo poi rimodulato con del plexiglass e l'abbiamo resa luminosa dietro la testata. Ma detto questo, spostiamoci di là e andiamo a vedere cosa abbiamo realizzato. La prima fase del progetto riguardava ovviamente la struttura esterna del cabinato, dove Momo ha provveduto a creare i modelli da intagliare al laser. In contemporanea, una volta terminata la sagoma delle due fiancate, questa è stata mandata a Mirko per avere il modello su cui creare il design finale con Diavola. Ovviamente abbiamo prima effettuato dei test in miniatura per controllare che tutto rendesse al meglio con le sfumature fornite dal laser. Successivamente abbiamo realizzato una prima bozza del modello, quella che avete visto nell'introduzione. Questa era per avere un'idea concreta di quanto spazio ci sarebbe effettivamente servito, oltre a far salire a galla eventuali problemi di progettazione. Ci siamo serviti della colla a caldo per mettere insieme le componenti e capire se tutto andasse per il meglio e quali miglioramenti potevano essere fatti. Una volta constatato che il modello iniziale era troppo grosso, siamo passati a uno leggermente più piccolo e compatto, e con una configurazione a 6 tasti e non più da 8. Mentre Momo modificava le varie componenti da laserare, io e Max abbiamo provveduto al cuore del cabinato, ovvero la parte elettronica. Per questo ci siamo serviti di un Raspberry Pi 4 per far funzionare il tutto, una scheda bella capiente su cui far girare il RetroPie, joystick più tasti muniti di LED, per chi se lo stesse chiedendo non sono Sanwa, un monitor ultra compatto da 7 pollici, casse per l'audio e infine tutta una serie di cavi, adattatori e simili per poter connettere il tutto nella maniera più compatta possibile. Purtroppo, testando l'elettronica, ci siamo resi conto di un primo problema, ossia che la sola potenza fornita al Raspberry non era sufficiente per alimentare anche le casse, quindi siamo corsi ai ripari incassando un hub che sarebbe stato in grado di alimentare in maniera corretta sia il Raspberry che il monitor, le casse e il LED per la testata. Una volta che il lato interno era pronto e funzionante, non restava che passare al taglio dei fogli in legno e in seguito il loro assemblaggio. Oltre a quelli, siamo rimasti molto soddisfatti dalla qualità ottenuta dal design esterno realizzato da Mirko, che, ovviamente, su una superficie più larga rendeva molto meglio rispetto ai modelli in miniatura. Una volta intagliato tutto, abbiamo pittato le varie parti per rendere più vivo e bello il legno, conferendogli un tono più scuro e che mettesse in risalto i design laterali. Durante la fase di montaggio finale, ci siamo resi conto, purtroppo, di un paio di problemi. Il primo è che uno degli adattatori che avevamo acquistato, più di preciso il cavo sottile HDMI, non funzionava correttamente e quindi abbiamo dovuto sostituirlo. Poi, cosa un tantino più grave, ci eravamo dimenticati dei fori delle viti per lo stick. Abbiamo effettuato un primo tentativo di recupero del pezzo con il trapano, solo che l'effetto ottenuto era molto scadente, così abbiamo deciso di ritagliarne al volo un altro corretto. Adesso, con tutte le componenti pronte, siamo riusciti finalmente ad assemblare il tutto tramite gli incastri realizzati ai bordi di ogni pezzo, rinforzando saldamente con la colla, motivo per il quale state vedendo il cabinato avvolto nella corda ad asciugare. Nel mentre, abbiamo cominciato a collegare tra di loro tutte le componenti interne per far funzionare RetroPie. Lo spazio interno è risultato perfetto per far entrare tutto e fissarlo saldamente alla struttura. Oltre a quello, non ci siamo scordati di aggiungere nel retro una USB di servizio insieme all'ingresso per l'USB Type-C per alimentare il tutto, compresa la testata, che è stata la chicca finale per dare quel tocco di colore in più. Ed ecco il nostro risultato finale. Dopo tutti i lavori che avete visto e i vari magari problemi che abbiamo trovato man mano nella produzione, adesso si sta avviando RetroPie. Io nel frattempo approfitterei per fare una delle cose che ci siamo lasciati per ultimo, da quando abbiamo iniziato a montarlo, che non vedevo l'ora di farlo.
Quindi adesso è tutto pronto e operativo, risolti tutti i problemi che appunto abbiamo trovato durante la lavorazione e siamo molto fieri non solo del risultato estetico, che a nostro avviso è molto bello, ma soprattutto anche per le dimensioni compatte. Infatti questo cabinato è venuto di dimensioni 24-24-35. Abbiamo realizzato dopo che i 24 centimetri praticamente della larghezza sono l'equivalente di una Nintendo Switch, precisamente. Cioè la Nintendo Switch è lunga 24 centimetri, quindi ci siamo ritrovati con le dimensioni esatte. Che dire, il risultato parla da sé. Giustamente, quello che avete visto oggi non è un tutorial, quindi per alcuni passaggi non siamo entrati troppo nello specifico, quindi RetroPie, il funzionamento dell'interfaccia con il controller e così via, ma semplicemente è un racconto della nostra produzione. Questo pezzo unico, vi ricordo, come ho detto all'inizio, andrà, anzi è attualmente, all'asta qui sotto in descrizione e il 100% del ricavato andrà a favore di AIRC. Detto questo, spero che questo progetto estivo, se vogliamo definirlo così, vi sia piaciuto, sia stato di vostro gradimento. Magari lasciate anche le vostre impressioni o chiedete se volete sapere qualcosina in più per quanto riguarda la produzione. Approfitto per ringraziare ancora una volta tutti i ragazzi che sono qui in studio, appunto Max, Marco e Mirko, perché ognuno ha dato del suo, come sempre mi sono dimenticato di autocitarmi, e anche e soprattutto Flux, che ci ha fornito Bimo, che col quale abbiamo fatto praticamente tutto. Quindi signori, grazie ancora per aver visto questo video, eventualmente fatelo vedere a chi fosse interessato per questa iniziativa e vi ricordo come sempre, qualora non siate intenzionati ad acquistare il cabinato, potete sempre effettuare una donazione a favore della ricerca contro il cancro. Grazie ancora e ci becchiamo a un prossimo video.